L'Europa davvero unita davanti all'emergenza umanitaria ucraina, una considerazione positiva alla fine del nostro incontro col prefetto. Renato Franceschelli dal 2000 in poi ha lavorato tanto sull'immigrazione in un contesto europeo e ora per l'accoglienza anche in Liguria. Siamo davanti alla prima applicazione di una direttiva europea passata in Consiglio nel 2001 per allentare l'enorme pressione su Polonia, Romania e Moldavia. La quota di questo paese è il 13%, che non è che vale solo quando prendiamo i soldi, ma vale anche quando dobbiamo distribuire dei carichi, e quindi certamente in ragione del numero anche il nostro paese farà questo sforzo. Ad oggi siamo a 2 milioni di persone fuggite dalla guerra, ma nessuno sa di quanto aumenterà questa drammatica cifra, e ciò rende complicata anche la ricerca di alloggi da parte della prefettura, che si divide l'onere dell'accoglienza con la regione. È aperto un bando, ne stiamo cercando altre, con la difficoltà che onestamente va rappresentata, che nessuno oggi è in grado di stimare quali saranno i numeri, e quindi è anche difficile trovare delle collocazioni senza sapere se stiamo parlando di 100, 1000 o 10.000 persone. Basta far girare il globo all'ingresso della prefettura per ricordarci quanto ci tocchi da vicino questa guerra e anche quanto le altre emergenze non siano scomparse. Il fatto che la percentuale di vaccinati in Ucraina prima della guerra era intorno al 35% impone scelte sanitarie e burocratiche nei confronti dei profughi, che il prefetto sottolinea. Tutti quelli che arrivano devono farsi un tampone e devono rimanere per 5 giorni in, diciamo, vigilanza sanitaria, e nello stesso tempo chi li ospita o chi trova comunque un tetto da qualche altra parte ha un obbligo di comunicazione alla questura, perché questo ci aiuta, indipendentemente dagli obblighi di legge, ma ci aiuta a poterli inserire in un percorso che altrimenti sfuggirebbe.